Ciao ragazzi e benvenuti a Un crimine al giorno dal Teo Crackapart su Crackapart YouTube per il 13 marzo. Dopo aver affrontato la prima vittima eccellente, Giuseppe Gio Petrosino, strenuo combattente contro la Mano Nera per il 12 marzo, oggi il 13 marzo rimettiamo il piede all'interno dei crimini che sono più propriamente all'interno dell'ambiente del serial killing, anche se in questo caso il possibile killer non viene segnalato per altri eventuali crimini, ma è sicuramente un caso estremamente crudo. Nel 1959, 13 marzo, le acque della Roggia Remartino all'idroscalo di Milano, il mare di Milano, in un orario imprecisato, appena dopo la mezzanotte, fra la 1 e le 6, una prostituta viene chiamata a riconoscere per l'ennesima volta una sua amica. Era già stato il caso della sua amica Maria 3 anni prima, e in questo caso è il caso della sua amica Paola Del Bono, nel freddo ancora della primavera che stava per nascere, del 1959, anni 26, strangolata e poi gettata ad annegare definitivamente all'interno della Roggia Remartino, ancora visibile dietro l'idroscalo di Milano, sicuramente portato a termine a mani nude. Il sospetto è tale Roberto Della Verde, anni 39, un ingegnere già conosciuto dalla polizia per i suoi atti di feticismo. Prima si autoaccusa, poi ritratta, sconta in realtà 4 anni per atti osceni, persona già nota alla forza pubblica, e morirà poi espatriato a Caracas nel 69, quindi 10 anni dopo. Il movente potrebbe essere quello della rapina e dei semplicissimi, per così dire, atti psicotici. In realtà, avendo ritrattato, il colpevole non è mai stato individuato, ma il sospetto che questo killer di stampo feticista, come ce ne sono stati altri, sia sicuramente al centro del mirino per il caso del 13 marzo 1959, Paola Del Bono, anni 26, prostituta, caduta probabilmente sotto le mani sapienti, si fa per dire, di un killer che aveva già avuto modo di farsi trovare con una collezione di indumenti intimi di vittime che però finora non erano mai state uccise. 13 marzo è il crimine del giorno. Ci vediamo come al solito domani con il Teo Crackapart su Crackapart YouTube. Un crimine al giorno, mi raccomando, sempre presenti per queste pillole di crime non troppo conosciute, ma sicuramente importanti.